Ciao da Medeo, oggi parliamo di nuovo di schede video di fascia alta con questo bestione. Vi presento la Toxic AMD Radeon RX 6900 XT di Sapphire. Questa scheda video è bella grande, infatti ha una larghezza di 32 cm, una larghezza di quasi 14 cm e uno spessore di circa 6 cm, occupa quindi 3 slot. Per il raffreddamento ci sono 3 ventole ibride del diametro di 10 cm. Con la tecnologia di design Sapphire 3X, le ventole garantiscono una forte pressione d'aria senza troppo rumore. L'alimentazione minima del sistema richiesta è di 850 watt, dato che questa scheda da sola ne consuma ben 400. Possiede dei connettori supplementari di alimentazione, infatti arriviamo a avere due connettori da 8 pin e uno da 6 pin. La nostra Toxic 6900 XT offre 5120 stream processor e una memoria GDDR6 da 16 GB che opera con una velocità di 16 GB al secondo effettivi. Ha un base clock di 1815 MHz, mentre se si utilizza il boost clock la frequenza si alza fino a un massimo di 2425 MHz. Può collegarsi con un massimo di 4 schermi, infatti ci sono 3 DisplayPort versione 1.4 e una porta HDMI da 2.1. L'interfaccia è ovviamente la PCI Express 4.0x16 e la massima risoluzione supportata è 7680x4320. Non credo si possa giocare a quei livelli, ma ci arriviamo. Adesso però parliamo appunto delle prestazioni di questa scheda video di fascia altissima. Su Red Dead Redemption 2 la scheda arriva a 120 frame al secondo in Full HD, mentre sul recentissimo Assassin's Creed Valhalla superiamo i 128 frame al secondo, sempre in Full HD. Se volete provare la Toxic RX 6900 XT la trovate ovviamente su bpmpower.com cliccando sul link che vi lascio qui in basso in descrizione. Vi invito poi a supportare il nostro lavoro mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale. Vi aspetto nei commenti, ciao al prossimo video.